Benvenuti sul canale PC Passione Games, nuovo episodio del martedì dedicato alla carriera di FIFA. Allora, questa settimana, come vi ho detto, vi ho accennato nello shot di ieri, se lo avete visto andatelo a vedere, lo trovate appunto nella playlist dedicata a questi brevi video. Dicevo, una settimana un po' diversa dal solito, un po' scombussolata dal fatto appunto che dobbiamo per forza le cose sospendere la nostra avventura con Quantum Break a data da destinarsi, ma l'episodio del mercoledì di FIFA non ci sarà, o meglio ci sarà il giorno dopo, perché domani faremo la simulazione, la prima simulazione delle tre previste relative appunto alla finale di Europa League, che appunto la Roma contro il Siviglia andrà a giocare proprio la sera rispetto appunto a quando noi, cioè quindi domani sera, rispetto a quando noi posteremo questo video. Quindi ragazzi, domani simulazione, come abbiamo fatto per la semifinale di ritorno di Milan, di Inter Milan, questa volta però la faremo solo esclusivamente per quanto riguarda FIFA, no? Quindi niente football, perché con FIFA sono licenziate tutte e due, su football sarebbe più complicato, quindi noi ci metteremo lì, magari durerà un pochino di più rispetto all'episodio che abbiamo visto relativo al derby, e quindi ci godremo, si mette lì, mi prendo una patatina, una Coca-Cola e guarderò con voi. Quindi ragazzi, oggi, martedì, due partite per quanto riguarda la carriera del Como, domani l'anticipo della finale, giochiamoci in anticipo la finale tra Roma e Siviglia, o Siviglia-Roma, ma ricordo, finale di Europa League, poi faremo anche la simulazione dell'Europa, delle altre due finali europee, quindi in primis giocheremo con la Fiorentina contro il West Ham, e poi il grande finale, il botto, Manchester City contro Inter, per simulare. Quindi ragazzi, appuntamenti da non perdere con, o perlomeno se volete vederli, io sarò più che contento. Tra le altre cose, l'episodio dell'esperimento dell'anticipo, no? della semifinale non è andato un po' malaccio, devo essere sincero. Quindi ovviamente troverete postato, o meglio condiviso, su tutti i gruppi a cui fa riferimento il canale, sulla piattaforma Facebook, ma incominciamo, dopo due minuti di hacker, cominciamo la carriera. Due partite, il Como in testa alla classifica, ragazzi. Io innanzitutto ringrazio tutti i ragazzi che avete visto gli episodi della settimana scorsa, siete ritornati diciamo nel numero giusto, ovviamente numeri non paragonabili a grandi canali che propongono le carriere, ma a me va più che bene. Tra le altre cose, io ringrazio anche tutti i ragazzi che avete commentato. Io rimango a giocare con questa carriera, almeno finire questa carriera con il livello campione, sempre seguendo, come vi dico ormai da diverse puntate a questa parte, quelle che sono, diciamo, le indicazioni che gli amici del gruppo di Facebook Carriera FIFA, non mi ricordo, tra le altre cose, questo lo troverete anche postato sullo stesso gruppo, ci danno come indicative per creare una carriera molto molto simile, molto reale, come è tra l'altro la nostra. Allora, Como in testa con 28 gare, con 55 punti, ma insieme alla Juventus, poi 54 la Roma, poi 54 il Bergamo Calcio, cioè l'Atalanta, e poi gli altri sono staccati. Quindi diciamo che in un punto ci sono quattro squadre che lottano per questa vittoria finale. Noi rispetto alla Juventus, che appunto è appaiata insieme a noi, abbiamo meno gol fatti, 51, ma sono sempre tanti, però ne abbiamo subiti meno, 22, con la differenza reti 29. Loro però hanno fatto di più gol, 58, subiti 28, e hanno una differenza reti 30. Quindi diciamo, noi siamo messi meglio, ecco perché siamo avanti alla Juventus. Per altre cose, con la Juventus mi sembra si è pareggiato anche nella partita. Tanto però, ovviamente l'obiettivo non è certo vincere lo scudetto, anche se qualche amico, ovviamente prendendomi per i gabbasisi, credo, vabbè, scherzando si intende, ha praticamente ipotizzato di sognare
lo scudetto. Vabbè, ma insomma, io sto a guardare più che altro la Fiorentina, che tra le altre cose è il prossimo nostro avversario. Quindi l'obiettivo è vincere contro la Fiorentina e allontanarlo in maniera quasi definitiva, perché ci sono 5 punti tra 10 punti, scusate, tra noi e la Fiorentina. Quindi con 13 punti saremo sicuri di due cose: uno, di essere praticamente in Europa la stagione precedente successiva, e quindi noi, secondo punto di certezza, faremo un'altra stagione con il Como, sempre che il faccione non venga allontanato dalla dirigenza, perché non abbiamo molto seguito le indicazioni della dirigenza. Ok, ragazzi, ma che dite? Si incomincia a giocare, perché 5 minuti di chiacchiere, ma erano tutte dovute. Allora, partite di noi giochiamo contro la Fiorentina, poi l'altra partita di quartello c'è Inter-Como, poi giocheremo contro l'Inter. L'Inter che però è staccato, eh. Tra le altre cose gli abbiamo dato anche la bella cinciata. L'Inter dov'è? L'Inter è a 9, 9 punti, 41 punti, quindi un pochino. Tanto qui si accende la luce come gli pare. Eccoci. Avanziamo. Allora, noi intanto anche siamo la squadra di offerte e trasferimenti. Allora, la squadra di Orange si è iniziata a Bellemo per 2 milioni e 3. Vai e andiamo. Vedi? Bellemo, noi rifiuta l'offerta. Perché, insomma, Bellemo, ragazzi, 29 anni, è il stipendio settimanale 37.500. Non c'è la clausola rescissoria. Noi abbiamo rifiutato tre. Questa è la terza offerta. Più o meno si aggiravano, parte la prima, si aggiravano più o meno nello stesso modo. Prestiti, abbiamo Simons, l'abbiamo dato in prestito a chi è? A una squadra. E poi Bellemo. Trasferimento, ah, era in prestito e l'abbiamo preso. No, ma io prestiti, voglio vedere i prestiti. Eccolo qui, nessuno. Trasferimenti, ok. Poi ecco quello che vi dicevo, che qui c'è il rischio obiettivo di non stiamo seguendo i piani, e quindi non sono molto contenti. Come abbiamo discusso all'inizio stagione, l'obiettivo è espandere il nostro mio occhio. Rappresenta il traguardo che al momento sembrerebbe fuori dalla nostra portata. In mia abilità a consultare gli obiettivi specifici che avevamo fissato e fare il suo meglio per raggiungerli cordialmente. Quindi, ragazzi, io ho molta paura che non ci diano. Allora, offerta per trasferimento di Bellemo, il Watford, anche lui, il Watford, ragazzi, Bellemo sta facendo un ottimo campionato, 2 milioni e 3, noi non lo diamo a 2 milioni e 3, rifiuta l'offerta. Noi, questo ragazzo per noi è al momento il giocatore che allora, ancora, chi è questo? Vorremmo fare l'Irlanda del Nord, no, quest'anno, ragazzi, niente nazionale, rifiuta. Poi vedremo se nella stagione successiva faremo il duetto. Certo, giocatore. Strizzolo, sto attraversando un buon periodo di forma, di mi sento bene, quindi spero che non mi manderà in panchina contro la squadra della Fiorentina. Allora, vediamo un po'. Ci penserò. Vai, ci penserò. Io, ragazzi, però, che facciamo? Se no poi la squadra mi va contro. Potrei far mettere un po' in panca Sabalonga. E mettiamo, così si fa riposare, mettiamolo in panca e mettiamo Strizzolo in titolare. Pericolosissimo, è pericolosissimo, però io voglio che la squadra sia. Allora, giochiamo quindi con Contini, Aimar Montes a capo, Iannone, poi sugli esterni Palacio a destra e Kanté a sinistra, Bellemo e Al Suhaim, che sono i due centrali. E poi Cissé insieme a Strizzolo. Vedete che se uno lo fa giocare, poi hanno tutti gli over aumentati. Tanto a Savalonga, ragazzi, è 70, è cresciuto tantissimo quando è venuto. Diamo un turno anche di riposo ad Aimar. Quindi Odenta gioca appunto. Vediamo un po' se lo metto di là. No, è uguale. Ok. E quindi Aimar gioca in panchina, magari. Nel secondo tempo troverà modo di essere, e poi giochiamo così anche a Costa. Lasciamolo sta così. Vai. Ok, proviamo un po'. Loro giocano la Fiorentina, questa partitaccia con Steffen. La partita che appunto a cui sicuramente buon Gabriele, che saluto e ringrazio anche per le sue partecipazioni a qualche video di questa carriera, seguirà sicuramente. C'è Joao Mario sulla destra e Fernandez sulla sinistra. Poi il trio di centrocampo: Castrovilli, Zuroski e Suarez. L'unica punta è Sanchez, supportata a destra da Ikoné e a sinistra da Sapunara. Un 4-3-3.
Brutto, brutta cosa perché appunto si gioca sotto la pioggia, ore 12:30, quindi in anticipo. L'arbitro è il signor Gianluca del Tarano e speriamo di non fare cacchiate. Vai, Ciccio. Vai, 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 vai. Come sempre, l'episodio verterà di due partite complete, senza interruzioni, Ennesimo appuntamento senza soprattutto tagli, quindi è un po' la caratteristica di questa carriera, no? Quindi sulla frequenza di vediamo un po'. con me, come sempre, c'è Daniela Dani. Però come giocano loro? La Serie A con Bianchi? Loro saranno bianchi, spero, se no non si vede nulla. seguire questa. Un saluto a te, Pierre, e agli amici a casa. Ne ho viste No, commentate tante vabbè. Vai. partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Questo ragazzi vuole giocare, quindi tra altre cose l'abbiamo fatto giocare. Bravo. Vai a capo. Vai a Nonu. Vai al centro dell'Emo. Mi chiedono la linea, è cambiato qualcosa nel match dell'Udinese, sentiamo. Prima rete del match per l'Udinese. Bravo, vai ancora Bellemo. Fatti vedere, Palacios. Appena 5 minuti. Perfetto, Mamma mia, Palacios. Più lento di Osi. possono passare in No, vantaggio. cos'è questo passaggino? Alcuni ragazzi Di casa che ha è alzato il numero delle strepitoso. È un precedenti giocatore partite, hanno la migliore che difesa fin qui l'anno del scorso campionato. il Padroni di casa che non buon sono notevolmente addio. abituati. No, E la squadra che mamma subisce mia, gol addio, in tutta la addio, competizione. Ed è chiaro che se non prendi gol, vincere diventa più facile. tentativo addio. disinnescato Meno male, senza problemi. vai. Noi si gioca molto male quando c'è da giocare su campi molto pesanti, Quindi, attenzione. Eia. Legge bene la traiettoria qui. Prova a farla passare. Otto. Con Chance per passare a zero. Addio, addio. Se si perde con la Fiorentina, Sunset più che altro non è tanto che si perde la testa del campionato, ma che la Fiorentina va a 7 punti da noi. Questo è il problema più grosso. 1-0 per loro. Sanchez. Immagini. Guarda. Si perde anche in casa. Mamma mia, signore. Preciso tocco d'interno. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Vai, vai, c'è tutta la partita. Mamma mia, lenti. Sì. Strizzo per ora non si è nemmeno visto. Bravo il difensore, Ah. ferma tutto. Sotto. Dio, ce ne danno un altro. Icone Dani Suarez L'hai interviene visto Dental, bravo. Dagliela. Cile intensa per Aranguiz dal punto di vista mediatico. C'erano rincorse, le voci sul suo possibile ritiro e ci ha pensato lui stesso a fare chiarezza confermando Mamma mia, Palacios. È arrivato anche per lui il momento di dire basta. È sicuramente questa è la scelta più difficile da prendere Sotto. per un calciatore. Bisogna perdere Dopo questa una vita di partita qui, sacrifici, allenamenti, partite. Vivi fuori di casa, lasci un mondo che ti ha regalato comunque dei momenti indimenticabili per tornare alla vita normale. Avrà fatto le Mamma sue mia. considerazioni e ritenuto che questo è il momento giusto per uscire di scena. Di chi parlava? Saponara. Grande. Lo ferma, ma non controlla. Saponara vant'anni. Può andare uno contro uno col portiere. No, cosa ha sbagliato, Dio bene. Cantè, cosa ha sbagliato? Cosa ha sbagliato, In questa Cantè? circostanza nell'uno contro uno aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito alla grandissima? Prova a calciare. No. Si salva qui il portiere. Ragazzi, si sbaglia troppo, si sbaglia. Se fosse Fiorentina, guarda che gol che ha fatto questo qui. Eh sì, bello, bel gol. Siamo sotto, primo tempo, ragazzi, siamo sotto. Allora, questa partita noi non dobbiamo perderla. Poi, ovviamente, il primo posto. Primo posto, ragazzi, se si riesce a guantarlo, bene. Se non si riesce a guantarlo, pace. Non è che ci si strappa quei poi capelli, ci sa in testa. Però, oggettivamente sarebbe un peccato. Allora, intanto l'Atalanta pareggia con l'Udinese, poi vincerà di sì. Allora, io ragazzi, vabbè, lasciamo Strizzo, se no magari sembra la bocciatura, ma non si è mai visto. Non si è mai visto. Mi spiace, ma Strizzo, ragazzo, è giusto da panchina, un po' già.
vedi, si nasconde. Gran palla. Azione che sfuma. Bravo. Dagliela. Vai da solo, vai con te. Vai con te. Hanno l'occasione, attenzione. Oh, no. 1-1, bello, 12-6, bello, 1-1, dai, siamo sempre lì, dai, dai, bello sto gol qui. Dai ragazzi, però adesso è preso un palo che trema sempre, la traversa che trema sempre, va, riguardiamo. Bellissima azione, però giustamente invece di tirare, boh, botta sicura, del numero 30 e poi di testa, Cisse, pesa un po'. Abbiamo avuto sfortuna e fortuna, perché bene o male... per colpo di terra, la CC ragazzi da opportunista, 1-1 e tutto sommato poi insomma loro hanno fatto il tiro, non si è fatto nulla, lo giuicchiano. Saponara riconquista palla, dai, la traiettoria, vai Al, può passarla a metri per andare. Doppietta di Cissé, doppietta di Cissé, uno dietro l'altro, 2-1, no, Cissé ragazzi, strepitoso Cissé, siamo tornati, oh, lo vedi, la Fiorentina ci è rimasta male, chi esce? Strizzolo, ce la fa più, Strizzolo ragazzi, io l'ho fatto giocare, ma... quella legnata lì che ha preso la traversa credo che l'abbia colpita lui, no, era Palacios, la traversa era di Palacios. Dai, 2-1, teniamo botta. Il punteggio adesso è di 2-1. Otto. Ottima qui la giocata, ecco, bravo, vai Palacios, Assomba Longa. Ah, intercetta il passaggio. Asso. Pallone. Oh. Proseguono nella loro avanzata. Vedremo cosa sì. Può diventare. Vai. Vai con te. Vai con te. Sono scoperti dietro. Attenzione. Contrapiede. Porca mignonna. Il terreno è pesantissimo, per tutte e due, ovviamente. Saponara, sui giornali, non ti sei oliato. Vigilia di questo match. Ci sono ricorsi rumors sul suo possibile ritiro a fine stagione, però non c'è nulla di certo. Sicuramente sarebbe una grave perdita per il calcio. Se arbitro, ammoniscilo. Da prendere per un calciatore. E giustamente vuole pensarci bene. Sa che prima o poi arriverà anche per lui il momento di cambiare vita. Però va capito. Ah. Occhio qui, va in porta, No, in bocca. Attenzione, palla in bocca, ma non si può tirare così a Samalonga. Vero che ti ho messo in panchina senza dirti nulla, ma il risultato ci prende giustamente i complimenti dello stadio. Tutto. Denis Suarez. 600 secondi da giocare ancora. Ah! Provano con la forza della disperazione ad arrivare al pari. Manca davvero poco. Bravissimo. Azione che sfuma. Tagliela. Occhio all'avanzata dei Viola. Grande. Vai con te. Sì. Da solo. Vai Saba. Benissimo. Saba Longa 3-1. E vittoria in cassaforte. Beh. Allora, Europa sicura, ragazzi, Europa sicura, un posto in Europa sicuro, grande a Savalonga, 3-1, rimonta del cavallo zoppo, guarda come esulta Contini, una squadra che, guarda là, a Savalonga, a cattivo proprio, chi esce? La Costa non ce la fa più, ma mancava, sì, è uscito. Siamo 3-1, magari non finirà così. Ci sarà. Ha messo anche lui il suo firma sotto. Non si passa.
Abbiamo battuto anche i Viola 3-1. Iconè è stato ammonito. 3-1, grande partita sotto l'acqua. Siamo stati veramente forti anche in questa circostanza, ragazzi. Siamo sempre lì in testa alla classifica. Vediamo cosa hanno fatto quegli altri. Ma cosa quasi certa è che un posto in Europa non ce l'aveva nessuno. Anche perché la Fiorentina era a 10 punti, ora ce n'ha 13 e mancano poche partite. Alla fine, se non sbaglio, 7-8 partite, ma insomma, deve succedere un terremoto per un po' di... Allora, intanto l'Atalanta non va oltre l'1-1 con l'Udinese in casa, quindi tra le altre cose l'Atalanta era, diciamo, a 55 punti, ce la siamo staccata di altri 2-3 punti. Quindi, ma tutti hanno giocato? Hanno giocato tutti? Quindi noi siamo a 58 punti con la Juventus, poi abbiamo la Roma che insiste e vince, 57, poi l'Atalanta 55, quindi 3 punti dalla squadra che attualmente occupa il quarto posto. Però, noi guardiamo anche il quinto, quindi 6 punti dal quinto posto, cioè noi potremmo anche potenzialmente avere una postazione, diciamo, in un inserimento in una coppa che conta, che è la coppa, che è matrocinio. Comunque 13 punti invece il distacco della Fiorentina e dal Napoli, ma il Napoli è scoppiato, Napoli è scoppiato, così anche come la Lazio, che erano molto forti dopo le prime partite. Facciamo la seconda partita contro l'Inter, si dovrebbe giocare contro l'Inter, allenamento. Si gioca a San Siro, l'Inter 44 punti, noi 58, 14 punti di più. Vai alle notizie di Champions, cos'è? Sorteggi? I sorteggi di cosa? Siamo a marzo, Liverpool contro... Vai alle notizie, vediamo un po'. Sorteggio quarti di finale di Coppa di Champions, punta a fare meglio contro la formazione. Chelsea-Benfica, Bayern-Barca, Real Madrid-Atletico e Milan-Liverpool. Quindi il Milan sta puntando... soprattutto al non tanto al campionato, che comunque un occhio ce l'ha. Allora, noi giochiamo con la formazione titolare, ragazzi. Quindi giochiamo con Assabalonga in campo e Aimar in campo. Per quanto riguarda l'Inter, 3-1-4-2, Neto in porta, Novak, Van Dijk, Dio buono, Van Dijk e Bastoni, un Inter strepitosa, Ndidi, Ndidi che è far mediano, poi Kovacic e Barella che sono i due centrali di centrocampo, Cunha a sinistra e Dumfries a destra con Silva e Lautaro Martinez come punte. Quindi a partitaccia, noi ci giochiamo al notturno a San Siro, l'arbitro è Leonardo San Milano, e già va bene l'arbitro San Milano. Giochiamoci questa partita nel tempio del calcio, che è appunto il buon San Siro. Ragazzi, vi ricordo domani l'appuntamento con Cugna, no, velocissimo. Con la giochiamo la finale in anticipo tra il Siviglia e la Roma. Quindi, ragazzi, alle ore 10 posteremo questo video, pubblicherò questo video. Quindi, ragazzi, ci avete tutto il giorno per poterlo vedere e supportarlo con like a sfa, a valanga, visualizzazione a valanga. Guardatelo, 7, 8, 25 volte. Mi raccomando, dobbiamo superare almeno le 150 visualizzazioni. Mentre per la carriera, ragazzi, le solite migliaia di visualizzazioni. Ruzzo, no, ragazzi, guardatelo, supportate il canale, ci manca poco per arrivare a famosi, insomma, ci manca un po', però sempre meglio di prima, mi dicevello, no? Grande, e come tanto si sta presentando al Tempio del Calcio, cioè a San Siro, da capolista, cosa ovviamente inaspettata, perché di fatto... Neto in porta, Barella e Zanettini in mezzo al campo e in attacco Lautaro Martinez accanto ad Andre Silva. Attenzione, perché poi qui come perdi una partita o non vinci, stati vinca sempre. Lascia partire. No, porca miseria, ma che portiere. Dumfries è molto forte, è un giocatore fisico veramente, anche sul foot ce l'avevo e ora non ci sarà, ora non so se poi lo riprenderò, perché avete visto i tots della Serie A che escono venerdì, però insomma sappiamo già le previsioni. Terzini a destra non c'è nulla, terzino di destra mi sembra c'è Rubetta, questo è fantastico perché è la bestia.
si sente. Siamo già sotto, dopo 5 minuti siamo sotto. Occhio alla progressione. Bella, cioè Bellemo, porca mignotta. Andre Silva. Occhio al pallone filtrante. Occhio al movimento di Lautaro. Oh, cosa ha preso Contini? Non è uscito, ha aspettato. Grande Contini. Questa circostanza dell'uno contro uno, aveva tutto da perdere, ma come ne è uscito alla grandissima? Riesce a allontanare definitivamente. Pallone per Van Dijk. Pallone respinto. Partiti senza aspettative. Gli ospiti hanno smentito i critici. Stanno facendo veramente molto bene. Siamo entrati nella fase calda della. Bravo, vai Palacios. Si decidono i giochi. Dammela. Hanno dimostrato grande carattere, grande Dio benedetto, era buono l'idea. Non è questo il momento di mollare, perché manca sempre meno al traguardo. Devono solo stringere i denti per poter andarsi a prendere il titolo. Ma poi c'è campo, c'è in difesa, loro c'hanno Van Dijk, non è che c'hanno lo zoppo. Lautaro Martinez. Oddio, anche noi abbiamo un grande giocatore che è Montes, ma non paragonabile ovviamente a Van Dijk. Attaccano con più elementi. Asson Balonga. Dio buono. Niente da fare, il difensore recupera. Bisogna stare attenti, si giocano velocissimi. Guarda là, passaggini. Aio! Prova l'avanzata l'Inter. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Boia. Matteo Scugna. Kovacic. Il pubblico lo invita a calciare in porta. Vai. No, vale, vai. Qui il portiere. Tutta partita, ragazzi, loro giocano bene, anche se sono in fondo, però c'è una squadra super, Palla toccata corta. Barella. Si va da Van Dijk. Ok. Senza problemi. Dagliela subito a Kanté. La minaccia. L'arbitro ha concesso. Primo tempo siamo sotto 1-0. Partitassia. Peccato, ragazzi, però il Napoli vince contro la Roma, meno male. E la Juve sa fare, la Juve vince. La Juve c'è sempre dopo. Noi siamo in anticipo, quindi. Il tempo che è cominciato da poco, il risultato vede l'Inter avanti di una rete. Sarebbe bene anche un pareggio. Dormito. Tutto e ferma l'azione. Ha dormito a Saba. No, manna, si è sdraiato per l'archiera. Tengono questo pallone. Bastoni. Possibilità per la ripartenza. Poi è andato via, Martinez, ragazzi. Lo butti giù, il Toros. Addio. Attenzione. Ha evitato il gol su questa conclusione a porta sicura. No. Palla regalata, qui rischiano. No, porca doppietta di. Doppietta di Umrivers, 2 ne ha fatti, 2-0. Siamo caduti alla scala. Siamo caduti dalla scala del calcio. Ragazzi, ci sta, se poi vince tutte. Porca miseria. Contro una squadra inaspettata, perché all'andata l'abbiamo strafazzati. Corretto quello di tutta la squadra nel recuperare palla. Qui, ma si vede lontano, vedi, guarda, non si vede lontano un miglio. Brutta partita. Puntandosi sul 2-0. Aio! Dai, sempre mezz'ora, su. Ma cos'è sto passaggio? Però ti licenzio, Le statistiche evidenziano il superiore possesso palla dell'Inter. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai. Si stanno spappolando. Un compagno libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata da. Occhio Pier qui! Che legnata si è preso! Che legnata si è presa a San Siro! Buona, 3-0, che legnata si è preso! La sconfitta inaspettata!
sconfitta inaspettata. Tra l'altro è un derby, derby Inter Como. Vabbè, dai, dai, ci riprendiamo nella prossima. Necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Mi dicono che c'è stato un calcio di rigore in una delle altre partite. Andiamo a sentire lo studio. E a Roma ha concesso il penalty ai padroni di casa. Hanno gettato al vento la chance dal dischetto. Ha provato a piazzarla, il portiere ha indovinato l'angolo giusto e l'ha respinta. Match. Ragazzi, proprio bruttissima partita. Punteggio al 69esimo. Grazie dunque. Matteo Scugna, entrante carico. Oh. Veloce. Mamma mia, si ha preso. Salva la porta. Tant'è, vai, la di turno, vai. Io nelle finali dell'Inter. Con il numero 10, Lautaro Martinez. In campo con il numero 22, Sebastiano. La mette in area. La presa del portiere, conclusione non irresistibile. Tentativo troppo morbido per creare problemi al portiere. Avanza, palla al piede. Che cosa voleva fare? Non ho capito cosa voleva fare. Grande calcio protagonista. Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande partita. Portiere chiamato in causa qui. Mamma mia, se ne azzecca una. Errore della circolazione nerazzurra. Accompagnano l'azione. Fischiata qui da posizione di offside, non ci sono dubbi. Boh, ragazzi, brutta partita, ragazzi. Finiamola alla svelta sta partita lì, perché tempo la difesa stavolta non ha funzionato. Ecco il momento della sostituzione. Fekir. Ma chi? Il pallone è recuperato. Boh, ragazzi, senza idee, non si è fatto nemmeno un tiro, eh. Nemmeno un tiro, il portiere dell'Inter se nemmeno. Se meno. Oh, palla il primo. Di partenza. Va con il possesso palla. Ma che legnata sempre. Quant'è che non si perdeva? 3-0, abbiamo rovinato. Però non è sempre uno splendido campionato, eh. Ma 3-0 ci hanno dato una lezione. Ci hanno dato una lezione. Ci hanno dato una lezione. Mazza. 11 tiri, 0 tiri. Non si è fatto nemmeno un tiro. Nemmeno. Poi passaggi completi 40 qua. Cioè, proprio veramente bruttissima prestazione alla scala del calcio. E Napoli batte la Roma. Meno male. Napoli batte la Roma. Allora, meno male se si può vedere, ovviamente, la parte alta. Però. E qui noi ci abbiamo partita in più, siamo sempre i primi, ma la Juventus ovviamente vincerà, però noi al massimo saremo secondi, al massimo. Sì, perché un punto di va, poi c'è il Milan, non ha ancora giocato, ragazzi, noi bisogna andare avanti e vedere cosa succede prima di chiudere l'episodio. Cosa succede? Ok, Sassuolo, classifica. Andiamoci a vedere, ovviamente la Juventus ha vinto 59 punti, no, ha pareggiato, la Juventus ha pareggiato, quindi ci ha superato di un punto, poi siamo noi a 58, poi c'è la Roma, c'è l'Atalanta, siamo tutti lì, eh. Poi c'è il Milan 54, il Milan in maniera prepotente sta ritornando su, la Lazio e l'Inter, anche l'Inter con questa vittoria ha scavalcato, quindi noi ora abbiamo 8 punti, non abbiamo più 13, attenzione, si prospetta. Quante partite mancano alla fine? La Roma ha già giocato una partita, quindi noi praticamente siamo comunque secondi, a meno che, comunque siamo secondi. Il Milan ha già giocato, anche l'Inter ha giocato, hanno giocato già tutti, via. Noi giochiamo contro ora il Sassuolo, aprile, siamo negli ultimi 6 partite, quante ci saranno? 6 partite, 38 partite sono totali. Vediamo un attimino, aprile, maggio, agosto, ci sono 1. Allora, vediamo un po', calendario dov'è qui? Calendario c'è, programma settimanale, calendario,
Non c'è. Vabbè, comunque ragazzi, fidatevi, ci manca poco alla fine del campionato. Io dopo 34 minuti di chiacchiere e di gol, perché se ne è fatti tre, ma se ne è presi tre contro l'Inter, io vi do appuntamento a giovedì. Mi raccomando, non domani, domani ci sarà la partita, l'anticipo, o perlomeno la giochiamo prima, la finale della Europa League tra il Siviglia e la Roma. Ora io ovviamente lo registrerò subito, e quindi mercoledì partita alle 10, Roma, simulazione di Roma contro il Siviglia, mentre giovedì torneremo in campo con il Combo Calcio, altre due partite, ci avviciniamo alla fine di questa stagione. Poi giovedì vediamo cosa si farà. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 10. Mi raccomando, iscrivetevi, voglio tanti like per questo video e tantissime visualizzazioni. Ciao!